entriamo nel paranormale, ma giustamente ce ne entriamo con due che ne sanno un pochino più di me, Massimiliano Maresca e Marcello Chichinato, benvenuti. Buonasera, buonasera. Buonasera. Presidente internazionale e presidente della sezione di Piacenza di EPAS. Io andrei subito al dunque con Massimiliano. Massimiliano, che cos'è EPAS? EPAS è un'associazione riconosciuta che si occupa appunto di studiare tutti quei fenomeni chiamati comunemente paranormali. Noi li chiamiamo anomali, strani, okay. Non verificabili, diciamo. Perfetto, okay. Quindi le cose strane che possono capitare anche. Puoi farsi anche degli esempi? Io sono curiosissimo. Gli esempi, vabbè, noi non amiamo chiamarli fantasmi, ma i classici fantasmi, no? Va bene. Okay? Quindi apparizioni, entità, insomma... E chi più ne ha più ne metta, esatto, qualsiasi cosa, esatto, che va, esatto, lontano dall'immaginario comune. Esatto, esatto. Ok, perfetto, perfetto. Ma Marcello, adesso volevo chiederti, tu come hai scoperto EPAS? Allora, io EPAS l'ho conosciuto tramite i social e tramite internet, vedendo dei video su YouTube e anche passando in rassegna diversi gruppi sul paranormale. Sinceramente è quello che mi è sembrato molto più serio e professionale come metodo lavorativo di altri lavori o di, sì, altri di altri gruppi, via, eccetera, ma anche di altri personaggi e via. Certo, ma che cos'è che vi ha appassionato proprio del mondo paranormale? Sono curioso, scusate, vi faccio questo. Massimiliano, che cos'è che ti ha affascinato? Bella domanda. Vabbè, io credo che il mistero sia una cosa che affascini tutti, anche quelli che si chiamano scettici, no? Certo. I famosi scettici. Quindi già il mistero di per sé è una cosa che affascina l'uomo. Poi ci metti un pochino di curiosità, magari qualche strumento dietro nello zaino e diventi un appassionato. Certo, poi... è la ricetta giusta, esatto, questa. Esatto. Tra l'altro strumenti che anche qui ne avete portati qualcuno, impostazioni. Purtroppo chi ci sente dalla radio non può vederlo, ma chi ci segue dai social invece sì. Che cosa abbiamo qua, Marcello? Allora, abbiamo un EDI, ossia uno strumento multifunzione. Praticamente all'interno vi è un rilevatore di campi elettromagnetici, okay, un geofono e con lo speaker, quindi un microfono interno e un rilevatore di temperatura in gradi Fahrenheit. Perfetto. Poi abbiamo un altro piccolo rilevatore di campi elettromagnetici che viene definito e chiamato K2. Ok. E un microfono zoom che ti permette di avere un range a 360 gradi di tutto quello che succede nell'ambiente intorno e quindi di registrare e ascoltare anche la registrazione in diretta. Quindi questa è la dotazione base? Sì, sì, è proprio la base. Noi abbiamo tanti strumenti in più, abbiamo telecamere, fotocamere, videocamere full spectrum e tantissime altre strumentazioni. Questa è proprio il minimo indispensabile. Certo. Beh, io l'idea che mi sono fatta che sia simile quasi ai Ghostbuster quello che fate, però appunto volevo chiedervi proprio di che cosa vi occupate voi all'interno di EPAS. Qual è il vostro compito? Ma chi vuole? Anche tutti e due potete parlare. Beh, tutti vai e due. Tu, io. Quindi, vai tu, Marcello. Marcello. La ricerca. Prettamente ricerca di anomalie, ossia di tutto quello che non è normale nella quotidianità, tutto quello che viene definito volgarmente spettro fantasma, noi lo etichettiamo come un'anomalia, cioè un qualcosa di anomalo rispetto alla quotidianità. Ok, quindi perfetto, perfetto. Massimiliano, invece, sì, tu cosa mi puoi dire? Ti accodi a quello che ha detto Marcello? Sì, diciamo che allargo un po' quello che ha detto Marcello, che è un po' la base. Noi abbiamo cercato in questi anni, io arrivo da un'esperienza, ho fatto un anno a Mistero, Italia 1, okay, con un altro gruppo, poi per motivi personali sono uscito, ho fondato EPAS, però ho voluto impostare proprio questa associazione, come dire, fuori dagli schemi.
perché poi sono nati tanti gruppi che si sono lanciati in queste avventure, diciamo, paranormali semplicemente per apparire in televisione. Certo, invece non è così, anche perché tu le avrai viste dal vivo certe cose. Sì, diciamo di sì, sì, le ho viste dal vivo e chiaramente abbiamo voluto scernere quello che è la spettacolarità da quello che è la chiamiamo la parte scientifica, anche se ci metto tante virgolette. Certo. Perché non siamo scienziati, noi siamo indagatori del paranormale, cioè andiamo a cercare di cose che nessuno sa cosa sono. Quindi in realtà non esiste un metodo protocollato, non esistono degli strumenti protocollati, esiste una ricerca random. Perfetto. Poi c'è chi la usa per apparire in televisione e farsi fare un sacco di interviste, e invece c'è chi la usa per passione. Era anche un dissing questo, a chi la usa per farsi fare le interviste, tra l'altro. Ma Massimiliano, eri per caso tu con Azzurrina? No. Non eri no, tu? No, ok, no, va bene, va bene. No. Allora, comunque, mistero ancora con Daniele Bossari. Sì, sì, okay. Con il mitico Daniele, con Berri, eccetera, eccetera, con i quali mi sono divertito moltissimo. Esatto. E ovviamente salutiamo, mandiamo un grosso abbraccio. Ma che cosa vi dà EPAS proprio a livello personale? Come emozioni anche? Posso? Vai pure. Allora, Marcello, se devo essere sincera, tanta soddisfazione, mi ha aiutato in tanti periodi che magari ti sentivi anche in un certo senso un po' giù. Okay. Cioè ha elevato, ma gratificato proprio a livello morale, anche psicologico. Certo. E mi ha aiutato poi a conoscere tante persone stupende che non avrei mai pensato di conoscere. Se mi permettete, per noi EPAS non è solo un'associazione, è una vera e propria famiglia. Infatti amiamo etichettarci, come dice il EPAS Family. È bellissimo anche questo. Sarà stato un problema organizzare il cenone di Natale. In quanti siete più o meno? L'abbiamo fatto, insomma, l'abbiamo fatto presso la sezione di Piacenza. Tra altre cose, colgo l'occasione di dire che Marcello è uno dei nostri presidenti più attivi. Ci sta dando una parecchia mano allo sviluppo dell'intera associazione. Tra altre cose, l'isola di Poveglia, che abbiamo visitato una bella notte di gennaio dell'anno scorso. Okay. Quindi ci siamo fatti con le barchette in mezzo alla Laguna Veneta di notte. al caldo, no, era freddo. E grazie a Marcello che si è interessato per circa, diciamo, una parte burocratica durata 6 mesi. E abbiamo avuto tutti i vari incartamenti bollati da parte dei ministeri, da parte del demanio, eccetera eccetera. È vero, Poveglia basta prendere una barca, andare e fare quello che, però noi amiamo predicare la legalità. Certo, giustamente, quindi a livello burocratico, dopo aver aspettato, ve la siete quasi anche goduta di più. Esattamente. Sapevamo che lo Stato sapeva che eravamo sull'isola di Poveglia quella notte, e quindi non abbiamo avuto problemi di sorta. Certo. Ma come rimanete anche mentalmente di fronte ad un'anomalia? Com'è la vostra reazione? Tranquilli. Tranquilli? Sì, tranquilli, ma soprattutto molto curiosi. Curiosi di apprendere. Certo. Di capire se effettivamente c'è un qualcosa oltre noi. Anche perché alla fine, se non si è curiosi, Marcello, anche la curiosità è proprio il bello di noi. Conoscere quello che non si sa, giusto Massimiliano? Sì, sì, sì. Guarda, il discorso di conoscere quello che non si sa è la cosa che è il nostro motore, la nostra benzina. Continuo a sottolineare il fatto che noi abbiamo dato un taglio a questa associazione, passami il termine, umano e concreto. Certo. Se tu vai a vedere sul nostro canale YouTube troverai circa 105 video. Non troverai un video dove facciamo spettacolarità, ma è il copia e incolla esatto di quello che facciamo con la serata. Giusto, senza effetti speciali, senza cose particolari, magari con qualche musichina sottofondo, giusto appunto per dare un po', assolutamente, no? Un po' enfasi, un po' di enfasi al discorso, ma vedrai solo dei copia e incolla di quello che noi abbiamo fatto senza creare dei video, insomma. Certo. Alla Ghost Adventus, senza video spettacolari, esatto. Cose semplici, chiare, esatto. che arrivano da tutti. Se mi permetti, certo, solo un'ultima cosa, noi, oltre a differenza di tanti altri gruppi e via così, noi facciamo anche rivalutazione storico-culturale, okay, dei luoghi
per far conoscere le meraviglie della nostra penisola e quindi anche dell'Europa. Giustamente, per chi volesse, per chi fosse anche interessato, però diamo qualche dato giustamente a questo punto. Va bene, arrivano. Allora abbiamo qui on the mic Massimiliano Maresca e Marcello Chichinato, presidente internazionale, presidente della sezione di Piacenza di EPAS. Il numero è il 342-003-9767, operate in tutto il mondo. La pagina Facebook è EPAS, sito internet www.europeanpass.it, Instagram EPAS EZPC, YouTube EPAS e l'indirizzo mail info@europeanpass.it. Per qualsiasi domanda e chiarimento, e mi raccomando, non dimenticatevi anche dei nostri social. Ma Massimiliano, Marcello, purtroppo siamo in chiusura, abbiamo anche sforato il tempo limite, però cioè, ci sono le ultime cose che avete il piacere di dire ai nostri ascoltatori, così per salutarci anche meglio. Sì, di seguirci, noi stiamo probabilmente, per la nostra semplicità e concretezza, stiamo continuando a crescere, altre sezioni si stanno aprendo, si stanno allargando, anche in Europa settimana scorsa è entrato un gruppo nella sezione tedesca. E quindi niente, seguiteci attraverso tutti i nostri canali, anche perché ce ne sono di belle ancora da vedere. Sì, parecchi. Certo, quindi forse ritorneremo a Venezia, chissà. Forse ritornerete a Venezia, così l'hai buttato, hai buttato, sì, il sassolino, sì. Va bene, va bene. Massimiliano, Marcello, io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Grazie, i nostri microfoni. Grazie a voi.